Ciao, sono Kirsty Making Denial Nails. Sì, sono sempre io. Spero non vi siete ancora stancati di me. In questo video vi andrò a mostrare come usare il reticolato e andremo anche a fare un design su tutta l'unghia. Qua ho una selezione di reti per nail art. In realtà non so quale andrò ad usare, deciderò man mano che vado avanti. Qua ho già applicato la tip e ho già preparato l'unghia. Alcune parti di reticolato si sovrapporranno tra di loro. Penso che inizierò usando il rosa. Vado solo a ritagliare la forma che voglio. La vado ad applicare qua sopra. Potete applicare le reti in diversi modi, con la colla brush on, con il gel, oppure con l'acrilico. Penso che con l'acrilico funzioni un po' meglio. Mi piace attaccare gli accessori con l'acrilico. Quindi vado ad usare la polvere acrilica trasparente e qui nel mio bicchierino ho il Max Adhesion. L'acrilico deve essere abbastanza bagnato, ma accertatevi di non inondare le cuticole. Applico l'acrilico dove voglio andare a mettere la rete. Premo il reticolato dentro l'acrilico, assicurandomi sempre che sia ben attaccato. Poi vado ad usare una piccola pallina di acrilico da applicare sopra il reticolato. Taglio un altro pezzo di reticolato di un altro colore e lo vado a far aderire esattamente come abbiamo fatto prima. Quindi andiamo a mettere un po' di acrilico e ci posizioniamo poi sopra la nostra rete. E non dimenticatevi di andare ad applicare sopra dell'altro acrilico per assicurarvi che sia ben attaccato. E così siamo anche sicuri che non si staccherà. Vado ad usare la punta del pennello per premere sulla rete e farla aderire all'acrilico. Poi andiamo ad usare il blu. Assicuratevi di fare la zona cuticole davvero in maniera molto nitida. Fatelo aderire esattamente come avete fatto precedentemente con gli altri pezzi di rete. Andiamo a ripetere questo processo su tutta l'unghia. Volendo, avremmo potuto usare un unico pezzo su tutta l'unghia, ma sarebbe stato davvero troppo facile. Ora vado a pinzare per creare una curva più accentuata.
Ora andiamo ad incapsulare tutto il design con dell'acrilico trasparente, prendendoci cura della zona cuticole. Poi vado a pinzare nuovamente per assicurarmi che la curvatura resti. Se non vado ad usare la pinza, il prodotto tenderebbe ad appiattirsi. Questo è sicuramente asciutto ora. Ora vado a limare l'unghia. Quando andrete a limare i lati, andrete anche a limare un po' sul reticolato. In quel caso, però, non preoccupatevi. Ora passo la lima elettrica per rendere l'unghia più sottile. Ora vado a strofinare con un po' di acetone per liberarci della polvere e anche per sciogliere un po' lo strato superficiale. Adesso andiamo a sigillare con il Mega Gloss che rende l'unghia bella lucida. Dona anche una bella trasparenza, così potete vedere attraverso il reticolato, è davvero molto bello. Questo design ha dei colori molto accesi, perfetti per l'estate, ovviamente però potete farlo con qualsiasi colore. A me però piacciono i colori allegri ed è per questo che abbiamo usato questi colori un po' pazzerelli. Catalizziamo. Vado a terminare questo bellissimo design con dell'olio per cuticole. L'applico anche sotto l'unghia, in modo che l'unghia sia davvero ben oleata e far vedere meglio la trasparenza. Ed ecco a voi un'unghia naturale multicolore. Non dimenticatevi che i prodotti che abbiamo usato oggi li trovate qua sotto nel box informazioni. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!